Mi sa, mi sono detto una cosa. Ho il rossetto che se ne potrebbe andare ovunque. Dove andrà? Sperando tanto di me. Dai. No, quindi avvertimi se si sposta. Ok. Ok. Ma ciao cari miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. E benvenute in realtà in un nuovo mukbang che in realtà è un mukbang. Horror. Perché vi abbiamo chiesto su IG di scriverci le vostre esperienze paranormali e quindi siamo qui pronte a leggerle. Abbiamo preso il KFC, abbiamo una sfilza di nuove salse da assaggiare, anche due nuovi Panini. da assaggiare, anche perché il mio è il primo panino di KFC non fritto. E quindi niente, iniziamo subito. Guardate, l'idea è stata perché nel suo Twitch continuava a dire parlate di paranormale, parlate di Sì, paranormale, quindi esatto. eccoci. Ok. Io ho capito perché non parlavo più di paranormale, perché per me le attiri queste cose, io sono fermamente convinta di Mangiamoci queste su. cose. Ma hai ragione. Andiamo, signore. Vabbè. Ok, allora iniziamo e rimanete fino alla fine o comunque a metà video perché sennò Aspetta si che abbiamo il perde. gatto che balla la samba come sempre. Vediamo. Vieni, piccolina. Let's twist again. Tun, tun, tun. Ciao gattino Ah, mio. non si vede dopo. Se non ci si vede, speriamo che sia per te. No, mi dissocio. A metà video avremo un ospite speciale tramite audio. Esatto. Dunque, questo è il panino che si presenta in codesta maniera. Come si chiama il panino? Do you remember the rain? No, Non ne ho idea, non però. si ricorda la rain, però è double e c'è il crispy, cioè il pollo fritto dentro. E lì no. Ma qui si sono dimenticati un pezzo di pollo, però. Ce n'è solo una È sotto. fettina. Va, fallo vedere da vicino. Una fettina piccola, piccola, però va bene. E questo è il ciccioso, il mio. Solo per il content, perché se no avrei mai scelto. E Scherzo. qui abbiamo invece poletti piccanti, crispy tender e io direi di Yes. fare subito un assaggio Un scegliendo assaggio la dei crispy salsa. tender Io voglio assaggiare la salsa Original Recipe. rare. Ok. Let's go. Io voglio assaggiare quella al curry. Io a me guarda quella Creamy bella. curry. Voglio assaggiarla tantissimo. Secondo me fa crunch questo, ma non sarà mai buono come il crunch che facciamo noi. Infatti, quello è il crunch gourmet. Esatto, questo è un crunch fatto da Questa qualcun sì, la salsa, altro. raga, è radioattiva, eh? Niente di che, non vi preoccupate. Cheers, baby. Ok. Non è così crunchy. Non è così crunchy. No, noi lo facevamo meglio. Potremmo riprodurlo noi. Sì. Perché? Perché il vapore, se lo prendete lì a KFC, secondo me è croccante. Il punto è che stando rinchiuso col vapore si forma la condensa, quindi l'acqua, e si ammorbidisce. Scienza? Chi lo sa? Una sera ero in casa da sola perché i miei e mio fratello erano fuori per una partita. Mia nonna, la persona più importante per me, se n'era andata da poco. Avevo appesa al muro una rosa della sua bara. Capisco l'affetto, però a me metterebbe un po' di, anche di tristezza a vederlo. Quando arrivò il momento di dormire, spensi la luce e chiusi gli occhi. Dopo qualche minuto iniziai a sentire forte nel petto la presenza di qualcuno che mi stesse guardando e il cuore battere forte. Accesi subito la luce e in quello stesso momento la rosa ruotò di scatto di 90 gradi. Io sono tuttora convinta che sia stata lei per farmi capire che è sempre con me. Oh, ma questa è una storia carina Sì, però. ma sai, Vabbè. potrebbe, no? Questa era carina. Io comunque. Per chi confida in queste cose, potrebbe. Esatto, io apro la maio perché io maio, io non maio perché io non riesco con le unghie, ok. La maio del KFC comunque non credo che sia ai livelli di quella del Mac. Vabbè, questa comunque è piccante, giusto? L'assaggiamo, ti va? Assaggiamo la salsa. Allora, quella al curry vi dirò. Buona, mi piace, sa di curry. Non amo tanto il curry, ma ci sta, ci sta. È poco. Vabbè, proviamo. Questa è piccante.
Questo è piccante. Non so. Ricorda un po' quella del sushi, però poi ti dà. Ok. A me piace. Leggerò con questa piccantezza la prossima. Vai. Ciao Chiara e ciao Milena. Oggi vi racconto una mia esperienza alquanto inquietante, successa 1 o 2 anni fa, se non sbaglio. Ero a Badminton, uno dei miei pomeriggi di quell'anno, e di fronte a questa palestra, che in realtà era la palestra della scuola in cui vado io, c'era un palazzo abbandonato, ovviamente senza porte finestre, e tutto quello che un palazzo dovrebbe avere, uno dei soliti posti abbandonati che ci sono ovunque. Da lì noto una sagoma bianca o comunque un lenzuolo bianco in piedi, fino a qui molto inquietante, ma entro in palestra normalmente, e beh certo, salve sagoma bianca, arrivederci! Dopo un po' si sentono urla, molte urla, provenienti da lì, e la sigla inizia a farsi spaventosa. Dopo praticamente un'oretta e mezza o due arrivano i vigili del fuoco per un incendio proprio lì in quel palazzo. È stato davvero inquietante. Beh, lì sono state urla di persone reali. Oddio! Questa va più nella sezione quando ho sentito gente in pericolo e non l'ho aiutata. Ma non abbiamo chiesto questo. No. Cioè la sagoma bianca magari era uno che stava cercando di coprirsi. Per stampare. Spero che tutti stiano bene. Comunque io vado ad assaggiare questo panino che sembra molto gourmet ma sembra anche molto stoppaccioso, quindi non lo so. Dentro com'è? Io che ne so, guarda, è un mattone che neanche si apre. Comunque. Io comunque ci tengo a precisare, io rido per lei perché sì, noi ridiamo insieme, non questo. Delle cose brutte. No, no. Attenzione perché contestualizziamo sempre, noi ridiamo perché insieme ridiamo, non della cosa, sia mai. Io e mia madre siamo sempre state le più sensibili della famiglia. Ti capisco. Io pure. A casa di mio zio ha anni e anni di vissuto, eccola. Un giorno stavamo sistemando la casa, era il giorno della festa della mamma, e abbiamo sentito un ciao mamma. Subito dopo, in camera da letto, sentivamo un bambino saltare sul letto. Abbiamo ricordato il fratellino di mia madre morto quando aveva 4 anni. No, io non ce la faccio. No, io non ce la faccio. Raga, sicuramente vedeva lo spirito di mia nonna lì con noi. Raga, io non ce la faccio a leggere queste cose. Non ce la faccio. Comunque... voglio aprire e chiudere una parentesi. Il fatto sulla sensibilità dei bambini, io ci credo molto. Sì. Tipo quando parlano e dicono che hanno l'amico immaginario, secondo me non è un amico immaginario, è un'entità, è una presenza che loro riescono a vedere perché magari hanno una sensibilità che noi abbiamo perso. È vero. Ma ci sono anche persone adulte che ce l'hanno tuttora. Questo è. Buono. Sì, assaggiamo insieme. Queste sono le Cobb? No. Queste sono quelle piccanti o le Cobb? Prendito questo e dammi quello se vuoi. No, perché io odio la coscia. Ah, ok, allora sì. Io però voglio, se devo assaggiarlo, so, voglio il garlic. Ce l'hai anche tu, la salsa garlic. E lo vuoi assaggiare prima così però, raro. Senza niente? Sì. Va bene. E senza paura. Andiamo. Non è piccante. No, ma è buonissimo. A me piace. Niente di che. A me non dispiace. Però capisco perché lei dica niente di che. Il petto è stoppaccioso. Non so. Ti posso dire che quello che fai tu è molto più morbido? E succoso? Ovviamente. Io lo però... No, volevo solo assaggiare la garlic salt. Ciao di garlic. Ok. Non mi ricordo. Amore. Ah, che io il pollo l'ho fatto impanato con i cornflakes. Sicuramente l'avete fatto anche voi. E viene più gourmet, viene tipo il crispy tender. Potremmo riprodurlo così. Ciao Sara. Ciao. Visto il tema che stai affrontando, evidentemente anche Sara lo starà affrontando, voglio raccontarti quello che è successo a me. Vicino a casa dei miei nonni c'è una montagna che, non essendo particolarmente lontana, è visibilissima. Un giorno ero a casa dei miei nonni ed ero con mio padre e mio nonno davanti a casa. Avevamo la montagna appunto di fronte. All'inizio notiamo 3 persone vestite di bianco e dal nulla si sono alzate in aria. Non avevano assolutamente nulla che potesse sollevarle, non c'era nemmeno neanche un elicottero nelle vicinanze e sono scomparse. Questo è il glitch. Questo è il famoso glitch di cui parlavamo noi prima, secondo me. Io, mio padre e mio nonno per giorni ne abbiamo parlato perché era inspiegabile ed era anche assurdo pensare che tutti e 3 avessimo visto male. Giusto. Raga, io vorrei farlo un video sul glitch comunque poi, che ne stavamo parlando oggi. Allora,
Io l'ho visto un glitch. E magari lo racconteremo nel video. Sono d'accordo, dovremmo. Dovremmo fare un video sul glitch perché secondo me è interessante. Questo secondo me non rientra nella categoria paranormale, ma glitch. Ciao Chiara, da piccola mi capitò un evento paranormale. Praticamente eravamo appena tornati da una vacanza, erano all'incirca l'una di mattina. Estremati e stanchi andammo tutti a dormire e io, che ero nella mia cameretta con mio fratello più piccolo, che dormiva nel letto a castello con me, io sopra, lui sotto, mentre dormiamo lui comincia a urlare: vai via, lasciami stare! Allora ci allarmiamo tutti quanti e chiediamo a mio fratello cosa fosse successo. E disse che quando spegnevamo la luce vedeva una signora seduta sulla mia sedia della scrivania con un velo nero sul volto e il vestito nero. Il giorno dopo scoprimmo che era la nostra bisnonna. Ma nel senso che era viva e No, non hai provato quella garlic, è questa. Ah! Glitchata. Scusate, sono glitchata io. Pensa se ci glitchiamo e non ce ne accorgiamo. Bello. Sì. Ah, secondo me uno dei nostri glitch potrebbe essere... No, niente, ne parleremo nel prossimo video, non me lo prego. Non mi dico un cazzo. Io la provo con un pezzettino di questa, ma non adoro il pepe, ma questa oggi ho preso un osso, aspetta. Attenta, io non so più come vivere comunque in questo momento, perché questo rossetto mi dà delle difficoltà. Il giorno del mio compleanno avevo invitato delle mie amiche a casa per festeggiarlo. Visto che ci stavamo un po' annoiando, abbiamo deciso di scaricare giochi horror dove potevi parlare con gli spiriti. Poi abbiamo giocato pure al libro rosso, ma con il libro verde. D'accordo. Ok, allora. Chiedo per un amico. Nel mentre che giocavamo, una mia amica aveva visto che nella TV davanti a noi c'era un segno di una mano. Sulla TV? No, nella TV. Sulla. Che nella TV c'era davanti a noi un segno di una mano. Era nella, quindi un programma dove facevamo... Tipo The Ring. Dopo un po' abbiamo iniziato a sentire dei rumori strani e niente, tuttora sono spaventata ma anche affascinata. Sì. Bello. Mi piace. Allora, posso dire una cosa a KFC? Siri, vattene a... Allora, KFC, ti voglio bene, eh. No, non litighiamo. Ma se questo, questa tendina, no? Me la chiami bacon? Aspetta. Dove sta la telecamera? Cioè, se questo è bacon, ovvero crudo, giusto? I don't like it, baby. Il bacon deve essere molto crispy. Ok. Proviamo le hot wings. Hot wings. Sono delle macchine? No. Cheers. Non sono hot. In un appartamento dove vivevo in affitto qualche anno fa, c'era della muffa sul muro dietro un armadio. Mi sa che ho sbagliato, questo non è un consulente d'arredi, però andiamo avanti. Vabbè. Ho cominciato a pulire con una spugna ed è apparsa la salma di una donna. In cantina c'era un quadro con una foto ingiallita e c'era la stessa donna, la vecchia proprietaria di casa. Ti è caduto anche un pezzo di panino. Beh, devo dire che questo però... Devo rifare il panino, dopo vedrete. È interessante, cioè nel senso... Cosa gli è successo? Aspetta che devo... Ah, miseria. Un attimo che... Un secondo. Non riesco a... Che se riuscissi a sollevarlo, almeno qui, ecco.
paura che mi batta un'unghia. Vuoi la mano? Sì, grazie. Ok. Sì. Comunque, vi posso dire che questo fatto di vecchi proprietari che rimangono uniti e legati alla loro casa, in realtà non è poi una cosa tanto... leggenda. Sì, perché si dice che a volte anche dopo, insomma, un passare a miglior vita, e succede che puoi rimanere legato a un posto dove tu sei stato legato a quel posto, e quindi è come se la tua energia rimanesse lì. Non tanto il tuo corpo, quanto il tuo spirito. Avevo comprato un piccolo quadro con sopra due piccoli clown. A me già non mi piace, io vi giuro, brutti. Mia nonna ce l'aveva i quadri con clown. Odio il clown. Io l'ho fatti vedere nei video, cose di mia nonna con i clown, a dirti che erano scary. Erano scary. Fatto sta, la sera vado a dormire e mio fratello sentiva dei respiri. La prima sera l'ho presi per matto, la seconda sera iniziamo a sentire dei bambini ridere. Io pensavo fosse fuori, mio fratello diceva, Mary, li sento qui in casa. Al mattino trovammo il quadro a terra. Dissi, vabbè, boh, sarà un caso. La sera seguente, stessa cosa, bimbi che ridevano e giocavano, ma il rumore proveniva dalla cucina. Io e mio fratello andammo a vedere impauriti. Trovammo alcuni oggetti per terra. Il quadro era appeso in sala, in studio, a terra. Buttammo il quadro, due giorni dopo trovammo il quadro vicino alla porta di casa. Mio fratello lo bruciò. Fine. Ma la casa o il quadro? Allora, col quadro, ma non è successo a me, ma è successo dove ero io. Mm-hmm. E che questo quadro a nulla è caduto, si è staccato dal muro. Ma a me, in camera mia, c'è uno specchio attaccato al muro, è successo che era una giornata un po' particolare. E ad un certo punto, mentre io guardavo la TV, cade sto specchio. Che è successo? Vado a vedere e c'era il chiodo attaccato al muro e lo specchio aveva il gancio. Ed era un po', era pesantissimo quello specchio lì. Ed era impossibile che, cioè, se non doveva esserci la vite, il chiodo al muro al massimo, no? Se doveva essere rotto. Era tutto non intatto. Può saltare. Era tutto intatto. Questo era. Stranissimo. Breve, ma intenso. Stranissimo. Direi di fare una pausa e andare a sentire il nostro ospite speciale. Abbiamo chiesto anche a un ospite speciale di dirci la sua di esperienza e ci ha mandato un audio. Dovrebbe essere questo, ma è un'altra cosa. Vabbè. Praticamente ho fatto una rituale e in questo rituale, che si chiama il rituale dei ceffi, io ho fatto questo rituale e nell'immagine è venuto un... Ti posso dire, Mary ci ha raccontato alla fine una cosa che secondo me, sai, secondo me quando ti metti a fare questi giochi può succedere che un po' la testa ti fa brutti scherzi perché ti un po' ti... come si dice quando... Esatto, non mi viene il termine. Ma avete capito, no? Quando sì. ti metti nelle condizioni mentali da sola. Probabilmente l'ho vista glitchata per quello. Ti suggestiona. Esatto. Magari l'ho vista glitchata per quello. Vabbè, leggiamo l'ultimo. Sì, anche perché non ci vedo più niente. Sono accecata dal faro del... non lo so, del viale. Devo riaccendere. Tengo. Signorina. In pratica una notte mi alzai di soppiatto ed erano le 3 di mattina circa perché sentivo strani rumori dalla cucina e quando andai per vedere chi fosse la mia nonna... E lei doveva, adorava stare in cucina a cucinare e sperimentare cose. In una porzione multifamiliare ci si sono suicidate varie persone. Nello specifico in casa mia due. Uno è impiccato e uno si è sparato. Pupazzi che cadono dal nulla, porte aperte che si chiudono senza correnti d'aria, luci che si accendono. E si spengono le luci di Natale. Cosa più assurda, un paio d'anni fa si vedeva una figura femminile vestita di bianco un po' sfocata magari tra il cortile e il giardino, vista da altri non solo da me, ma che noi sappiamo le persone suicidate erano tutte di sesso maschile. Ora è già un anno che non si vede e non si muove più nulla, ma sono sicura che qualche entità nella mia casa ci sia ancora. La cosa più assurda che possa pensare è che abitando dalle stazioni del treno qui a Roma, qualche persona che si sia suicidata sui binari va in giro nella zona in cui si è morta.
punto numero uno, perché non hai ancora dato fuoco alla tua casa e te ne sei andata. Punto numero due, perché vivi ancora lì. Punto numero tre, il fatto che da un anno che non si spostano cose, ma che tu sia consapevole che ci sia una presenza, mi fa ribadire il concetto: cosa ci fai lì? Scappa! Abbandonate. No? Cioè, se questa casa fosse tipo posseduta, no? Ma dipende dalle situazioni, cioè, se è una cosa che accade ogni tanto, 4-5 volte l'anno, ok, ma tutti i giorni è diverso. Ma io non vivrei. Ci fa l'abitudine. Ragazzi, che dire? Che dire? È stata una magica avventura. È un'esperienza paranormale. Se avete delle altre esperienze paranormali, lasciatemele qua sotto con un commentino e noi come sempre ci vediamo domani, ore 14:30, sempre qui e sempre su questo canale. PS, ricordati che noi tutte le sere siamo in live su Twitch, nel suo Twitch, Millena_Mazzoni, e facciamo giochi horror insieme, mentre lei il resto della giornata, cioè poche ore, fa Fortnite e ogni tanto mi ci diletto anch'io. Gourmetzoli, che idea! Gourmet! Tutto, comunque gourmet, KFC alla fine delle rese, dei conti delle rese, ok? Ok! Buona serata, buon proseguimento. Vi capiamo. Vai sano, vai lontano. Addio, addio, amici, addio. Addio! Noi ci dobbiamo lasciare! Ma ehi! Troverete questo qui è uno spoiler della mia live di Twitch, ok raga? Goodbye! Ma è la canzone finale, no? So catch me when I fall!